Panerai Radio Mir, l'orologio che unisce storia, stile e innovazione. Radio Mir trova le sue radici nell'orologeria militare italiana, sviluppato per la Marina Militare negli anni 30. Il suo nome deriva dalla luminosa vernice al radio utilizzata per migliorare la leggibilità nelle condizioni di scarsa visibilità. Con la fine della Guerra Fredda le spese militari vennero notevolmente ridimensionate e l'azienda fiorentina si ritrovò in grandi difficoltà economiche. Per superare la crisi nel 1993 viene realizzata e commercializzata la prima collezione civile, riprendendo stile e caratteristiche dei classici modelli militari. Tra le complicazioni presenti su Panerai Radio Mir abbiamo il datario, una funzione molto utile, che permette di conoscere la data del mese corrente. La riserva di carica è una funzione che indica la durata della sua autonomia, posizionata a ore 6. La riserva di carica di Panerai Radio Mir è eccezionale, raggiungendo i 10 giorni. Il calendario annuale è una funzione che indica il giorno, la data e il mese corrente. Il calendario annuale è composto da due finestrelle a ore 3, una per il giorno e una per la data, e da un anello esterno rotante, che mostra il mese corrente indicato da una freccia a ore 3. L'indicatore dei mesi è una funzione che indica il mese corrente con una lancetta che si muove all'interno di un subquadrante appositamente dedicato, posizionato a ore 3. La funzione GMT è una funzione che indica un secondo fuso orario, utile per chi viaggia spesso. L'equazione del tempo è una funzione che indica la differenza tra il tempo solare e il tempo medio, ovvero tra il tempo basato sul movimento del sole e il tempo basato sul movimento medio del sole indicato dall'orologio. Dal quadrante è possibile anche visualizzare il contatore dei piccoli secondi a ore 9 e in base al modello al suo interno ci può essere la funzione giorno-notte. Il quadrante può essere blu, nero, verde o scheletrato con indici a Panerai o a California luminescenti, mentre le lancette delle ore e dei minuti hanno una forma a matita e sono anch'essi luminescenti. Un'altra innovazione di Radio Mir è stata l'introduzione di nuovi materiali, che hanno migliorato le prestazioni e l'estetica dell'orologio. Tra questi materiali, possiamo citare il Carbotec, un materiale composito a base di fibre di carbonio, che è leggero, resistente e antiallergico. Il Carbotec ha una texture irregolare e variabile, che rende ogni orologio diverso dagli altri.